Partita vivace, bella e una bella Pro Patria che vince meritatamente e si leva di torno con le due sconfitte iniziali con una grande partita contro una grande squadra, l'aveva detto la vigilia. Sì, direi che la fotografia hai sintetizzato alla perfezione quella che è stata la partita e i ragazzi sono stati, direi, perfetti. Hanno messo in campo tutto quello che dal punto di vista tattico avevamo preparato, ma soprattutto l'attenzione, l'atteggiamento e la voglia di dimostrare che non eravamo quelli delle prime due partite. Potrebbe essere scattata la molla proprio sul rigore parato di Caprile, anche se in realtà già l'approccio era stato molto buono. Sì, guarda, ti dico, poi è chiaro che gli episodi in una partita incidono tanto, però non abbiamo la controprova, ma penso che saremmo stati dentro la partita lo stesso perché comunque siamo partiti bene, abbiamo fatto bene dal primo al 95esimo minuto, quindi io penso che la squadra oggi contro chiunque avrebbe potuto giocare, ma avrebbe fatto questa grande prestazione. Sicuramente l'episodio in quel momento diciamo, ci è girato, c'è una grande parata di Delia, ha sicuramente ancora più rinforzato quello che i ragazzi stavano facendo in campo. Sospinta, spinta la Pro Patria da un grande pubblico, soprattutto nel finale si è sentito quel boato, quella vicinanza dei tifosi. Sì, guarda, io posso dirti le mie emozioni, qua è bello, speriamo di avere gli ultras al più presto e portare la gente allo stadio, insomma, qua è una piazza che merita e l'ambiente della sera sicuramente è stato un fattore in più che ha inciso nella prestazione positiva dei ragazzi. Il percorso ha portato a quella sconfitta con il Trento di Salò. Ma forse questa vittoria è anche figlia di quella sconfitta. Sì, ma io penso che le grandi squadre, i grandi gruppi sono quelli che hanno la capacità di rialzarsi dopo che si è caduto, perché durante l'anno ci sono dei passaggi a vuoto, ma la differenza la fa poi quello che succede dopo. Io ti devo dire, adesso finita la partita, che già martedì, passare dalla brutta prestazione di sabato a un martedì dove è stato focalizzato tutto, qui non dimentichiamo che si ha alle spalle una società vera, che sa quando intervenire, cosa dire, e quindi insomma c'è una linea guida molto ben solcata e ben definita. E quindi già da inizio settimana avevamo tolto, a mio avviso, quella confusione della partita di sabato e siamo partiti da inizio settimana con le idee chiare di quello che dovevamo fare, poi tutta la settimana d'allenamento ti direi ha rispecchiato poi quello che oggi abbiamo fatto in campo.